Allora, avvocato Stefano Crisci, naturalmente questa sera una vera eccezionalità. Intanto l'essere premiati in una edizione così importante, quella dedicata alla Costituzione italiana e ai suoi 70 anni. Facciamo una riflessione su questo, l'ha fatta Cesare Mirabelli, voglio anche la sua. Cesare Mirabelli ha fatto una riflessione sicuramente molto più importante di tutto quello che potrei dire io. Io soltanto posso rilevare, insegno diritto, diritto della regolazione, market regulation in inglese alla Sapienza di Roma, e mi sono occupato dell'articolo 41 della Costituzione, la libertà di imprenditoria, libertà di impresa privata e la regolazione, cosa scritta e non scritta nella Costituzione. Quindi posso soltanto aggiungere che confermo che la Costituzione va bene assolutamente così com'è, e posso soltanto aggiungere che nella libertà di impresa privata ci può essere anche quello proprio di diffondere la cultura, l'arte e questa contaminazione tra arte e diritto, che è quello di cui mi occupo io, mi piace particolarmente in un momento nel quale c'è il digital divide, c'è l'intelligenza artificiale. Noi siamo capaci di scrivere persino l'algoritmo per l'intelligenza artificiale che regolerà i mercati, ma se non c'è un po' d'arte, se non c'è questa libertà di iniziativa privata tutelata in tutte le sue forme, allora forse qualcosa si perde. Quindi manteniamo l'umanità e la libertà di intraprendere. Un'ultima cosa, Stefano Crisci, di solito questi premi trovano spazio sugli scaffali, nelle librerie. Il suo personalmente, questa colomba della civiltà, dove troverà posto? E soprattutto, che cosa significa per lei aver ricevuto oggi la colomba della civiltà? Bellissima domanda, la ringrazio di questa domanda che mi mette in difficoltà, ma nel contempo no, perché la colomba della civiltà, per quello che faccio io, per come vedo io la vita di impegno professionale continuo e giuridico serio, con genio, attività, preparazione e quant'altro, vedo anche che se questo viene coltivato assieme ad un guizzo per la cultura e per l'arte, questo è assolutamente la colomba della civiltà, in un momento nel quale c'è come obiettivo il corporate cultural responsibility nelle aziende, e questo sta cercando di diventare uno degli obiettivi europei e mondiali, quindi l'obbligo di fare cultura, questa è la vera colomba della civiltà. Grazie, gentilissimo, e complimenti.